Fare a pugni con le differenze di genere per contrastare un atteggiamento maschilista spesso ancora troppo presente nella società. Chiara e Angela lo sanno bene e da Rione Sanità di Napoli hanno raccontato la loro storia agli studenti dell'Istituto Garibaldi di Roma durante l'incontro promosso da diregiovani.it nell'ambito del progetto Il Valore dello Sport. Campionessa italiana di pugilato, Chiara Saraiello, ospite della scuola insieme alla sorella Angela, anche lei ex pugile, ha raggiunto ottimi risultati sul ring e nella vita. Essere pugile è una responsabilità che non termina nel ring, ti sta addosso sempre. A volte tra allenamenti e studio non ho molto tempo per me stessa, ma spesso penso al mio obiettivo e al mio sogno. Così sono diventata campionessa. Studenti protagonisti alla festa dell'Arma dei Carabinieri. Sono 1500 gli studenti coinvolti nel concorso promosso dall'Arma dei Carabinieri e dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, l'Arma dei Carabinieri per la Scuola, un'alleanza educativa territoriale. Il tema di quest'anno era «Se fossi un carabiniere, mi impegnerei per». La premiazione degli studenti si è tenuta nella caserma di Via La Marmora a Milano, nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia erano presenti il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il comandante interregionale generale Gaetano Maruccia. Con l'accensione del braciere olimpico nel palazzetto dello sport di Castel di Sangro all'Aquila si è svolta la cerimonia di apertura dei campionati mondiali studenteschi di tennis, un evento sportivo con cadenza biennale istituito dall'International School Sport Federation che ha coinvolto nell'organizzazione delle varie edizioni molti stati europei ma anche Australia, Qatar e Brasile. Le gare degli studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni si svolgeranno su 14 campi di gioco fino a sabato, giorno delle premiazioni finali e di chiusura dell'evento. Più di 200 ragazzi provenienti da 30 radio universitarie di tutta Italia, affiliate a RAD Uni, l'associazione delle emittenti degli Atenei, per confrontarsi sui temi dei nuovi media, delle buone pratiche, sul futuro dei nuovi modelli di radio e di comunicazione. Sono i numeri del Festival delle Radio Universitarie che ha preso il via ieri all'Università Roma 3. Arrivato alla 13ª edizione, il FRU19 arriva quest'anno per la prima volta a Roma ed è dedicato ad Antonio Megalizzi, giovane giornalista radiofonico morto nell'attentato di Strasburgo dello scorso dicembre. Un'edizione dove l'Europa e la radio saranno al centro del dibattito con alcuni dei più noti conduttori radiofonici. Istituto Canepari di Genova, gli alunni protagonisti del progetto Far Cosa? Fare rete contro lo spreco alimentare. ITIS Bosco Lucarelli di Benevento, gli studenti premiati a Milano come vincitori di Bix Factory, Bridging the Gap. Istituto Alberghiero Maggia di Stresa, decretati vincitori di Discover Talent, la selezione dei talenti della cucina e della sala nell'ambito del progetto svolto in collaborazione con l'Associazione dei Jeunes Restaurateurs d'Europe, sezione Italia. Liceo Cutelli e Istituto Comprensivo Cavour di Catania, voce e immagini dalla Sicilia sul palco del Teatro Ambasciatori di Catania con gli studenti delle due scuole. Liceo Vico di Napoli, presentata la scultura realizzata dagli studenti con l'artista Marisa Albanese nella fonderia Nolana del Giudice, nell'ambito del programma Scuola Viva. Per tutte le notizie consultate il sito diregiovani.it.